Hai fame? Io ho appena mangiato. Allora sono a posto. Ti farei volentieri un gelato più tardi. Sì, va bene. Lo terrò a mente. Che succede? Ho organizzato un incontro in un ristorante cubano nel French Ward. Un posto chiamato Villa del Mar. Ti aggiorno per strada. Andiamo. Quello che dobbiamo incontrare, lo conosco? No, è un ex commilitone, Robert Marshall. A notizie di un collega con cui lavoravamo prima che arrivassi tu, un certo Connor Aldridge. Il nome non mi è nuovo. Avevate litigato di brutto. Dire che abbiamo litigato è come dire che il Titanic è un po' sotto l'oceano. Deve essere una cosa importante se hai deciso di scarrozzarmi per mezza città solo per vederlo. Tutto quello che devi sapere è che Aldridge è un traditore del cazzo. Per colpa sua molti uomini validi sono morti. E se si trova a New Bordeaux sicuramente non è per una vacanza. Non lo è mai. I tuoi gusti musicali sono molto discutibili. Davvero? Beh, quando vorrò conoscere il tuo parere, te lo dirò con un bel cazzotto. Scusa, ma mi sanguinano le orecchie. Molto meglio. Dove cazzo è finito, Marshall? Ehi. Chiedo scusa per l'attesa. Robert Marshall, Johnny e io lavoravamo insieme. Perdonami. Senti, non ti piaceva il sedile dietro, quindi non lamentare. Stronzo ingrato. Scusate tanto. Marshall è uno dei migliori cacciatori di taglie di New Bordeaux. Quello è... Fungolo, sì. Funziona sempre. Tranne quando le mie prede decidono di cagarsi sotto. Lo terrò a mente. Cosa hai saputo su Aldridge? Un uccellino mi ha detto che sta girando intorno al nostro barista cubano preferito, Orazio Balmana. Balmana? Sei sicuro? Temo di sì. Se Aldridge è davvero un pezzo grosso, perché sta rischiando così tanto per un barista? Beh, questo è proprio quello che vogliamo capire, amico. Andiamo. Sembra che non vogliano far uscire nessuno. Entriamo, forza. Triste. Merda. Devo smetterla con le banane fritte. Ehi là, c'è nessuno? Non è Balma. Chi cazzo si mette a sparare a una festa di compleanno? Aldridge non vede il mondo come lo vediamo noi. Per lui non... Non esistono né ordine né regole. Per questo mi sono allontanato da lui e da quella vita. Ehi, ti fidi di Marshall? A me sembra un po'... suonato. Suonato? No, è un opposto. Ehi, uno di questi stronzi è ancora vivo. No, quello è il suo cervello. Questo qua ha il cervello nei coglioni. Ok. Forse è un pochino strano. Aldridge di merda. Laggiù! Porca puttana. Ti presento Orazio Balmana. Merda. Ma che fai? Perché? È un Nutman.
Balmana era un pilota delle forze armate rivoluzionarie cubane. Nel novembre 62 la Marina trovò lui e un paio di suoi amici a Mollo nel Golfo e li portò qui. E qui entri in gioco tu, suppongo. Ero già in Vietnam, ma l'ho sentito dire. Balmana ha detto tutto quello che sapeva su Castro. Noi abbiamo fatto girare la voce che non ci fossero sopravvissuti. E questo povero bastardo è finito qui, a gestire un bar. A giudicare da questi tagli, Aldridge fa sul serio. Voleva convincere Balmana a parlare. Tutto ok? Ah, sì, sto bene. Ci penso io. Questo non me lo ammazzare, Lincoln! Non lasciar scappare quello stronzo. Certo che no. Abbiamo delle domande da farti. Dove credevi di andare, figlio di puttana? Ti presento i miei amici. Ho paura. Vieni qui. Oddio! Oddio! Non uccidermi! Non uccidermi! Perché cazzo scappavi? Ma ti sei visto! Hai ragione. Vieni, c'è qualcuno che vuole parlarti. È un ottimo barbo, no? È un nap, quello che stai fumando. Puoi scommetterci, cazzo. Che c'hai? Fatti i soldi. E voi che cazzo siete? Come ti chiami tu? Fernando, ma la gente mi chiama... Eh? Tutti mi chiamano Chucky. Ti fai chiamare Chucky? Che cazzo... Lasciamo stare. Di sopra c'è un uomo morto, si chiama Balmana. E allora? Allora l'uomo che stiamo cercando è quello che ha sfasciato questo posto. E che cazzo c'entro io? Non sei molto furbo, vero Chucky? Oh, cazzo! Oh. Tu sei l'unico sopravvissuto a un cazzo di massacro, ecco cosa c'entri. Ora, dici cosa hai sentito. Va bene, merda. L'uomo che è entrato ha chiesto di una casa. Una casa? Quale casa? Io non lo so, Balmana si è rifiutato di parlare e poi si è messo a urlare. E poi ha detto un nome, Pedro Pan. Parla più forte, non ti sento. Pedro Pan. Cristo santo. Tutto qua! Ha detto a uno che era con lui che aveva bisogno di uomini all'aereo il prima possibile. Non so altro, giuro su mia madre. Ti dice qualcosa, John? Pedro Pan è il nome in codice di un rifugio della CIA qui in città. Puoi tenere il nostro amico da te per un po' di tempo? Ma certo. Andiamo, ti mostro le tue stanze, principessa. Se a voi due dovesse servire un cecchino, contattatemi via radio. Adios, Chucky. Sta su. Il rifugio Pedro Pan si trova in una vecchia distilleria nella zona sud-orientale del Bayou. Bene, andiamo. A vedere quel ristorante sembra che Aldridge si sia portato dietro gente ben addestrata. Non mi sorprende. Il succhiacazzi adora i freelancer. Non ho mai capito il fascino dei mercenari. Non ti ho sentito lamentarti un anno fa quando quel battaglione di Nung ci ha salvato il culo. Che figli di puttana in gamba. Meno male che erano dalla nostra parte. I mercenari non sono tipi sensibili. Non durerebbero molto altrimenti. Ma chi?
possiamo entrare da qui sotto. Di solito è sorvegliato, ma date le circostanze non dovremmo avere problemi. Com'è fatto questo posto? Negli uffici principali c'è un mainframe. Qualunque cosa cerchi Aldridge, probabilmente è lì. Porca troia! Hai visto cosa ho fatto al tuo amico? Sì! Vuoi fare la stessa fine di quel figlio di puttana e ritrovarti con il cervello sparso sul pavimento? No! Bene, allora andiamo. Merda, ammazzeranno fino all'ultimo agente se non li fermiamo. Allora fermiamoli. Oh, figlio di puttana, è là! No. Merda, Lincoln, non sta mi fa muovere! Morto. È a corto di proiettili. Morto. Abbassati, cazzo. Di quanto sono in vantaggio, Lincoln? Ricarico. Con me. Stanno massacrando. Sparagli dal lato. Credo che quelli fossero gli ultimi. A quella stanza è piena di posta? È un posto di controllo. Esaminiamo ogni singola lettera che entra o esce dal paese. È l'unico modo per tenere sott'occhio tutti i simpatizzanti comunisti. Sì. E che altro? Figlio di puttana dalla bocca larga. Stai. Ne vedo altri lì. Sono finiti. È il casino! Forza! Da questa parte, presto! Vuole che l'area venga messa in sicurezza. Marcisci all'inferno! Lo faccio fuori! Marato! Via! Quel fottuto animale ha ammazzato uno dei nostri! Bomba incendiaria! Prendo altre munizioni! Merda, non mi resta molto. Libero! Merda. Arrivano! Fagli male! Figlia di puttana, è là! In copertura! La prendo io! Sembra fatta per me! Aiuto! Ave Maria! Spostati e datti una sistemata! L'ho trovato! Mi serve una mano! Lo scampo! Libero! Per ora sono finiti. Merda, si è attivato l'allarme. Vediamo se... Quasi. Io passo sotto e ti tengo aperto dall'altra parte. Fatto! Ci sei? Fai in fretta! Vuoi dirmi perché la CIA ha un complesso del genere accanto a New Bordeaux? Raccolgono dati e decodificano segnali. Dal sud-est degli Stati Uniti ai Caraibi. Quindi spiano sia amici che nemici. Gli amici a volte sono più pericolosi. Silenzioso come un'ombra. Dov'è la cassaforte? Ma di cosa parli? Benvenuto allo show, Johnny. Ultima possibilità, come vuoi giocartela? Non ascoltare quel succhiacazzi, devi cercare di resistere. Ah, è facile parlare da dietro a un vetro, eh?
Dimmi dov'è la cassaforte o ti faccio esplodere quel cazzo di cervello. Va bene, va bene, va bene. Oh no, codardo del cazzo, ti farà fuori in ogni caso. Bravo, bello. Come va la mano? E la tua faccia? Di un po', chi è il tuo amico negro? Il figlio di puttana che ti ficcherà un piede negro su per il culo. Mi piace, Johnny, sposatelo. Ecco, prendi ciò che vuoi e vattene. Tombola. Cazzo! Che si fa? Ti dico io che si fa. Forza. Cosa? Vieni, su. Ciao, ciao, Johnny. Schifoso bastardo, ti ammazzerò come un cane, Aldridge. Forse. O forse no. Cazzo! Abbiamo visite. Rompi il culo a questi stronzi, Lincoln! Dobbiamo entrare e scoprire cosa cercava Aldridge. Deve esserci una tessera qua attorno. Cerca nelle scrivanie, addosso ai cadaveri, ovunque. Catroia! Cazzo! Avanti, apriti, cazzo! Ma chi... È riuscito a trovare la tessera? Libero! Ho trovato la scheda. Lincoln! Molotov! Attenti! Sta attento! Merda! Ricarico! Per ora sono finiti. Ottimo! Vieni qui e apri questa porta. Porca troia! Cosa ha preso? Immagini di sorveglianza, foto satellitari e dettagli su tutti quelli che sono arrivati nel paese da Cuba negli ultimi 10 anni. Cazzo! Che cazzo starà cercando? Tu sai qualcosa? Ho iniziato a pensarci dopo che Chucky ha confessato che Aldridge parlava di un aereo. Balmana e i suoi stavano portando un aereo via dall'Havana, ma non volevano scappare. Avevano qualcosa che dovevano restituire. Per la CIA il suo nome in codice è Devochka. In russo significa ragazzina, principessa rossa o cazzate simili. Il punto è che l'aereo trasportava un pezzo di un missile balistico russo R-12. Di che pezzo stiamo parlando? La testata termonucleare. Cazzo, questo sì che rende le cose interessanti. L'aereo viene abbattuto da una tempesta. Balmana e i suoi scappano. Dopo 12 mesi di ricerca, la CIA decide che il Devochka è perso in mare e il caso è chiuso. E se invece non fosse in mare? Già, esatto. Se non lo fosse? Se Aldridge riesce a metterci le mani, siamo tutti nella merda. Va bene. Se Aldridge ha preso i file e le foto di sorveglianza per trovare quell'aereo, dobbiamo cercare un'altra strada. Dove sono quelli di Balmana? Se rintracciamo un altro dei coglioni che stava su quell'aereo, possiamo farci dire ciò che ci serve. Il sistema centrale è collegato a una rete che dovrebbe permetterci di accedere ai file di Balmana.
fatto. C'erano 4 uomini sull'aereo. Due di loro hanno fatto ritorno alla Havana. Ma Balmana e un altro di nome Ruben Paez sono venuti in America. Ora dov'è Paez? Sembra che la CIA lo abbia messo a fare le pulizie in un grande magazzino. A Frisco Fields. Non credo che Aldridge voglia lasciare faccende in sospeso. Quel poveraccio non sa che sta per tirare le cuoia. Allora è meglio raggiungere Paez prima di Aldridge, no? Quest'uomo, Connor Aldridge. Quando lo conobbe? Giugno 1954. Eravamo in Guatemala per la PB Success, ma le nostre strade si separarono. E poi ci siamo incontrati in Vietnam. Beh, secondo questi rapporti, il signor Aldridge si era infiltrato con discreto successo nell'NBA, talmente bravo da convincere alcuni agenti a fare doppio gioco. Questa è una versione. E quale sarebbe la sua? Diciamo che non dovreste credere a tutto quello che leggete. Anche se sono scritte su fogli d'oro, le stronzate restano sempre delle stronzate. Signor Donovan, ha o non ha preso contatti con Connor Aldridge nell'estate 1968 a New Bordeaux? Quel succhiacazzi è morto in un vicolo a Saigon. Non ho da dire nient'altro. Devo riferire a Langley. Ci vediamo nel French Ward, poi cercheremo Paese.